Io non sono un oftalmologo, non sono un oculista, quindi cercherò di affrontare questo problema in maniera laterale. La sezione di farmacologia e tossicologia molecolare e cellulare dell'Università di Pavia si occupa da alcuni anni dell'ossigeno-ozono-terapia. Sì. L'ossigeno-ozono è una terapia che è, diciamo, non è ancora molto conosciuta. Molti pensano ancora all'ozono come al buco dell'ozono, di cui avete qui una rappresentazione tridimensionale. In realtà i primi momenti in cui l'ossigeno-ozono venne utilizzato in ambito terapeutico, ma soprattutto per le ferite riportate in guerra, risalgono alla Prima Guerra Mondiale. Dopo lunghi anni di oblio, dagli anni 60 in poi si è attivata una certa, diciamo, un'attività di ricerca per valutare se questa metodica effettivamente avesse un significato reale. In più, in Italia dal 83 esiste la Società Italiana di Ossigeno Ozono, che è una società scientifica di cui io sono segretario nazionale, e dai primi anni 90 il nostro istituto ha cominciato a seguire la ricerca di questa metodica, che si basa poi semplicemente sull'impiego di un gas che è l'ozono, che deriva dall'ossigeno, un gas instabile. Già il professor Marmo aveva, attraverso lo studio degli effetti che questo gas determina a contatto con gli acidi grassi insaturi, evidenziato come si formassero delle sostanze che sono gli ozonuri, delle sostanze intermedie, e poi si va verso un'attività di tipo perossidico. Ma questo fece intervenire maggiori studiosi dei radicali liberi, che pensavano fosse una possibile via di formazione dei radicali liberi, quindi una molecola ossidativa e non sicuramente utile nell'ambito terapeutico. In realtà, studiando bene gli effetti di questa molecola, si sono potute osservare alcune situazioni che poi si sono rivelate reali e utili nel trattamento di diverse patologie. Questo poi è stato anche un altro problema, perché quando una molecola sembra essere utile nella terapia di diverse affezioni, chiaramente rischia di perdere una certa credibilità. Diciamo che l'ozono appena si scioglie, non ci soffermiamo molto sui particolari biochimici, sia per il tempo sia perché sono questioni di interesse più medico, però si decompone in microsecondi, dando inizio a questo fenomeno che porta alla perossidazione di alcune sostanze. In realtà questo è molto un fenomeno estremamente tranquillo, lo vediamo in questo diagramma come il glutatione ridotto intraeritrocitario, che è uno dei tanti antiossidanti di cui siamo forniti, di cui il nostro organismo è fornito, a contatto con l'ozono, quindi a contatto di questo fugace stimolo ossidativo, in realtà poi segue diventa maggiore, aumenta, quindi ha un declino estremamente modesto del 20% massimo, e entro 15-30 minuti si ripristina il livello e va ad aumentare le potenzialità di difesa antiossidanti dell'organismo. In realtà lo stress ossidativo che causa morte cellulare, quindi con danni al DNA, alterazione al citoscheletro e alterazione ai mitocondri, è tutt'altra cosa. Non si sono mai rilevati danni a carico degli enzimi più importanti
che sono la sodio potassio adenosin trifosfatasi, la superossido dismutasi, la glutatione ridotta per ossidasi e così via. Questo diciamo che suggerisce che il sistema antiossidante di cui siamo dotati protegge adeguatamente addirittura fino a concentrazioni estremamente elevate fuori dall'ambito medico di 100 microgrammi millilitro di ozono, la globina e le proteine, impedendone la denaturazione. Se le aldeidi che si generano durante un processo di ozonizzazione avessero formato degli addotti con queste proteine, allora invece avremmo osservato una riduzione dell'attività di questi enzimi. Pertanto si può pensare che questi composti possano a basso livello plasmatico avere un potenziale ruolo di messaggeri. In realtà questo l'abbiamo osservato in primo luogo nel trattamento delle infiammazioni. Infatti l'ozono sembra interferire con il fenomeno infiammatorio potentemente, in quanto interagisce con la sintesi delle prostaglandine, e ci sono però altre caratteristiche. Ricordiamo che, ad esempio, quando si ha una demolizione aerobica del glucosio, si libera energia utile per sintesi di adenosin trifosfato, che è un po' una benzina, un po' un meccanismo di energia, e tutte le patologie degenerative, diciamo tutte, e qui possiamo fare un riferimento a quello che abbiamo detto prima, in fondo questa metodica si va a utilizzare in diversi campi. Allora, in tutte le patologie degenerative e infiammatorie, oppure nel muscolo scheletrico che è sottoposto a sforzi, quindi ha una forte richiesta prestazionale, aumenterà la richiesta dell'ATP, di questo adenosin trifosfato. E il nostro organismo come fa a rispondere? Aumenta la velocità dei processi di ossidazione mitocondriale, che però non è mai in questi casi sufficiente a supportare la richiesta maggiore di ATP. L'ozono accelera il processo di glicolisi, garantisce una riossidazione del nicotinamide e del nicotide ridotto, che poi porta a un aumento dell'ATP. Alcuni colleghi di Napoli, che sono un po' in prima linea nella ricerca su questa metodica, ricordiamo che oltre a Pavia c'è l'Università di Napoli e quella di Siena, hanno evidenziato e pubblicato lavori interessanti in cui si evidenzia una riduzione dell'estensione dell'infarto, e attraverso un pretrattamento con miscela di ossigeno ozono che avrebbe un effetto protettivo sull'infarto acuto del miocardio, probabilmente attraverso una modulazione esercitata dove? Su un network ossidativo, infiammatorio, immunitario. Quindi ecco che questo ci richiama a alcune possibili interventi utili nell'ambito del trattamento delle patologie oculari, che i miei colleghi oculisti hanno espresso in maniera ottimale prima di me. Noi abbiamo evidenziato un'attività dell'ossigeno ozono sulla patologia discale attraverso la neutralizzazione delle forme reattive dell'ossigeno endogeno, e quello che abbiamo detto un attimo fa, cioè un aumento del rilascio di citochine immunosoppressive e un aumento del rilascio di antagonisti o recettori in grado di neutralizzare le citochine pro-infiammatorie, quindi un'azione antinfiammatoria, antiossidante. Questo è un ultimo lavoro di cui ci stiamo occupando attraverso la NIRS, che è un Near Infrared Spectroscopy, vale a dire un apparecchio che serve a misurare la presenza dell'emoglobina ossigenata a livello encefalico e in via transcranica, e si è visto un miglioramento dell'ossigenazione cerebrale a seguito del trattamento con ossigeno ozono, convalidata poi anche da immagini attraverso la PET. In realtà può determinare il trattamento con ozono un incremento della filtrabilità eritrocitaria, una riduzione della viscosità plasmatica e una riduzione del fibrinogeno plasmatico. Quindi sono diciamo
tutte attività che possono concorrere ad un miglioramento del microcircolo, tant'è vero che viene utilizzata come terapia di elezione oggi in tutti i soggetti che hanno arteriopatie periferiche alla Seconda Università di Napoli in maniera direi piuttosto sviluppata oramai da anni. Questo è l'effetto che abbiamo riscontrato in laboratorio su concentrazioni con concentrazioni di ozono diverso da ossigeno puro a ozono a 36, 70 o 100 microgrammi millilitro, e si vede come influisca in una certa misura sulla formazione dell'interferon gamma e altri mediatori chimici. Questo purtroppo è quello che abbiamo visto, un campo visivo alterato da questa patologia, e ci siamo chiesti, ma questo incidentalmente perché non è il nostro campo di ricerca, quanto potesse essere utile, visto le caratteristiche di base biochimiche dell'ozono, un'eventuale applicazione in questo ambito. Sappiamo bene che purtroppo un'ampia percentuale di persone è colpita da questi problemi e direi una prevalenza in aumento. Le degenerazioni si avvalgono di studi molto ben consolidati che portano all'impiego di farmaci antiossidanti e quindi anche in diverse patologie retiniche la componente infiammatoria è cardine, è un principio cardine. Allora un'ipossia retinica verrà seguita da liberazione di mediatori dell'infiammazione e dall'aumento del vascular endothelial growth factor, tutte componenti che l'ozono in qualche misura e in maniera assolutamente non specifica, proprio perché impiegato per altri problemi in precedenza, aveva dato prova di poter dare un aiuto. Dal 95 all'Università di Siena, e qui purtroppo bisogna dire che è nata da fisiologi e quindi non da oftalmologi, è stata valutata la possibile utilità dell'autoemoterapia ozonizzata in alcune malattie oculari. Questa autoemoterapia avviene attraverso un meccanismo estremamente semplificato di estrusione di parte del sangue dal paziente, che poi questo sangue va a essere ozonizzato e reinfuso. La forma atrofica della maculopatia degenerativa, qui gli oftalmologi mi perdoneranno alcune imprecisioni, diciamo ha risposto comunque in minima misura, ma ha risposto al trattamento con ossigeno ozono, non abbiamo parametri specifici, però in un'ampia percentuale di pazienti che hanno manifestato tutti una buona compliance e un buon grado di soddisfazione. Qui sono modificazioni dei livelli di ATP, della carica energetica, del rapporto tra nicotinamide, adenindiclotide, fosfato ridotto e ossidato in alcuni pazienti che presentavano forma atrofica e forma esudativa, e dopo un trattamento di 13-14 sedute di autoemoterapia o con ossigeno puro o con ossigeno ozono, e si è visto che qualche risultato interessante sull'ATP sembra esserci. L'ATP però aumenta al termine del ciclo di terapia, non aumenta dopo ogni seduta di trattamento. Questo indicherebbe un aumento della sintesi non negli eritrociti immediatamente dopo l'ozonizzazione, ma a seguito di una lenta immissione in circolo di eritrociti più attivi, superdotati tra virgolette, prodotti dal midollo in risposta a mediatori ancora sconosciuti. È quello che poi vediamo nel trattamento attraverso autoemoterapia di altre patologie, quali appunto l'arteriopatia e altre periferiche e così via. E quindi si potrebbe pensare che durante la terapia aumentino le esigenze biosintetiche ed energetiche che poi attivano la glicolisi eritrocitaria.
lo schema è molto semplice, accurato controllo oftalmoscopico, cardiovascolare e metabolico per accertare le condizioni del paziente. Questi pazienti avevano attraverso un trattamento di elezione che prevedeva la somministrazione di antiossidanti come seguendo le linee guida dell'American Academy of Ophthalmology e poi questa terapia con 14 trattamenti che coinvolgono circa 3 litri di sangue nell'ambito di questi trattamenti e 2 trattamenti settimanali per 7 settimane e per un diciamo fino al termine previsto. Il massimo volume compatibile con in ogni seduta è di 225 ml di sangue con un volume di gas di 225 ml, quindi un rapporto di volume 1 a 1. Questo è un generatore di ossigeno ozono, queste sono i supporti, diciamo i contenitori, i deflussori che devono essere privi di ftalati, che quindi per essere assolutamente a norma, questa è la terapia che viene svolta in un soggetto, e questa avviene tutto in una ventina di minuti. Il sangue quando fuoriesce deve essere mescolato molto lentamente, esistono delle macchine che permettono questo mescolamento, perché non si deve creare emolisi e deve essere portato a contatto il più possibile con gli eritrociti, quindi per 5 minuti questa attività di rimescolamento. I gas si solubilizzano gradualmente, essendo sangue viscoso, e quindi la valutazione cinetica della pressione di ossigeno che abbiamo valutato ha dimostrato che dopo 5-7 minuti si raggiunge la massima ossigenazione. Si reinfonde con un infusore con filtro, ovviamente essendo parte corpuscolata, per 15-20 minuti circa. Le concentrazioni qui sono state studiate in maniera all'inizio direi empirico, poi per diciamo consuetudine si è visto che probabilmente questa è la finestra terapeutica. Ricordiamo sempre che esiste una finestra terapeutica perché ci sono dei valori in cui l'ozono non ha assolutamente efficacia e dei valori in cui potrebbe anche diventare tossico. La finestra terapeutica è quella in cui questi valori non danno problemi. E se al termine del ciclo il paziente non ha presentato un obiettivo e soggettivo aumento dell'acuità visiva, anche supponendo che abbia notato un miglioramento del tono dell'umore, allora è superfluo continuare, e così è stato fatto. Una risposta positiva corrisposta ad un aumento del visus di 0,15-0,23, che sembra modestissimo, ma comunque gradito e comunque significativo, perché porta a un miglioramento della qualità della vita, e questo è da prendere con assoluto understatement. Non bisogna pensare che questo possa essere una via importante, ma comunque è una via da approfondire. Questo effetto positivo va stabilizzato, e per stabilizzarlo si continua con 2 trattamenti mensili e un riposo di un mese ogni 3 trimestre. Ovviamente bisogna informare il paziente che la cessazione totale della terapia si traduce in un lento ma graduale e progressivo decadimento della condizione, che poi lo riconduce nel 6-9 mesi alla situazione iniziale. Per cui questa può essere considerata interessante, ovviamente mantenendo ben concretamente i piedi per terra e pensare che non può essere una soluzione fondamentale. Ma questa terapia non cura la maculopatia degenerativa, perché tutti gli effetti biologici che l'ozono induce, sostanzialmente una migliore microcircolazione, una maggiore ossigenazione e attività metabolica, si esauriscono, e questo però è comunque importante perché è reale ed è verificabile. A questo riguardo, purtroppo, visto che come ho sentito nel lavoro, nella presentazione del collega che mi ha preceduto, purtroppo di certe cose non si parla molto. Noi ci siamo trovati praticamente non soli, però abbastanza soli,
E allora ci sono dei colleghi a L'Avana, a Cuba, dove da anni vanno anche pazienti italiani, che svolgono attività di ricerca e hanno e continuano a pubblicare lavori che creano un parterre scientifico, anche se purtroppo non è così diffuso. In fondo il significato di questo intervento è esattamente quello di lanciare un appello ai colleghi oculisti, perché si può probabilmente, ovviamente a fianco delle terapie più specifiche, anche considerare questa metodica, visto che ha dato prova, e noi diciamo nell'ambito del nostro progetto di ricerca, che è tutt'altro, vale a dire, noi ci occupiamo di ozono anche per le terapie inerenti per la cura delle patologie discali. L'Istituto Superiore di Sanità nel 2006 ci ha gratificato dopo lunghi, lunghi anni, perché i lavori di ricerca che abbiamo presentato in quell'ambito sono stati considerati degni di nota. Purtroppo in questo ambito non molto ancora, e quindi si dovrebbe cercare di arrivare ad un concetto che possa essere non più basato su un fatto aneddotico come può essere questo, ricordare che non è solo un fatto legato al placebo, ma che c'è una ricerca seria alle spalle che andrebbe continuata e approfondita.